Ciao a tutti ragazzi, io sono Sara e benvenuti su Planet of the Ice. Nello scorso episodio abbiamo conosciuto il nostro protagonista, il robottino. Non sappiamo molto di lui ancora, devo dire. Grazie a delle audionote sparse durante il percorso abbiamo potuto scoprire alcune cose, ovvero che forse l'unico superstite o uno dei pochi, diciamo, della navicella che si è schiantata appunto in questo pianeta ostile, il pianeta degli occhi. E sappiamo anche, grazie appunto alle audionote, come dicevo prima, che è un robotino dotato di un modulo di personalità e per questo non veniva ben visto all'interno della navicella, dall'equipaggio, ecco. Direi di proseguire. L'ultima volta eravamo arrivati, se vi ricordate, in quel pezzo dove sbucava fuori una piovra gigante, volante, una mezza medusa. Non so come definirla. Ecco, appunto, questa cosa. Allora, io direi che se vado giù in quell'acquetta gialla, muoio. O mi devo arrampicare su quei cosi, oppure c'è un altro percorso di cui non mi sono accorta, ma non credo. Io proverei ad arrampicarmi o a saltare. Vediamo un po' se ho ragione o meno. Oh, sì, ho ragione. Ok, siamo passati almeno dall'altra parte qui. Oddio, lì c'è un animale. Oh, signore santo. Cosa devo fare? Devo andare di qua, credo. No, no, fermo. No, no. Mamma mia. Allora, aspetta. Lì saltella su quella alla testa. Praticamente alla testa. Ok. Devo passare per forza di qua comunque, io credo. No, ma è un po' un problema. Perché? Oddio! No! Io direi che mi posso anche. Ah, ce l'ho fatta! Bene. Quindi. Ma alla fine cosa. Fermo! No! Rimbalza su quella cosa lì, non riesco ad andare avanti, purtroppo. Ah, ma l'amico insetto è ancora lì, non so cosa serva. Vabbè. Direi di andare qua e di scendere. Ok. Ma come devo fare? Scusate. Dove devo andare? Non riesco a capire.
Allora, direi di stare qua. E lì non si aggancia. Io devo andare su lì, ma non posso. No. Non faccio andare su lì. Forse devo fare un salto. Credo. Adesso lì, scusate, come faccio? Forse devo passare oltre all'insetto? Capito, ma non capisco come devo salire su lì. Ma no. Allora, non c'è modo per andare, perché mi sa che devo prendere quelle cose, perché io non capisco il senso, se no, cioè non vedo il senso di questo animale messo qua così a caso. Quindi credo, io penso che debba prendere questi animaletti, no? Credo, penso, non so, perché se no non vedo il senso di questa cosa. Ah, ok, va bene, ok, ci siamo. Infatti mi sembrava strano che non mi facesse andare avanti. Qua? Oddio. Oddio. Cos'è sta cosa? Un occhio. Oddio, un occhio, che strano. Non so cosa ci devo fare. Forse per salire? Sì, suppongo di sì. Ok. Ok. Un attimo. Ah! Sono morta. Ma no, ma come devo fare? Quello lì non è era una specie di aria che ti faceva balzare, no? Ok. No. Ok. Ho capito. Però come cavolo faccio? No, è tosto, ragazzi. Ma lei non ci arriverò mai.
Arrampicati. Ok. Ho capito che qua il giallo è tossico. O comunque c'è elettricità. Whatever emotions I've managed to give you, part of me wishes I could take them back. Hopefully, the things on this planet won't turn you into some kind of monster. Truthfully, I don't know what they're turning me into. But somehow, the shock is keeping me going. When I first got to this lake, that scientist, the night I shut you down, was here. He was still alive, though not by much. The only thing he asked about was you. He said all that matters is that you make it to the end of the signal. And that I make it there with you. When I asked him who cares what happens to me, he said something about it wasn't enough to simply be able to make choices. That everybody still needs a reason to make the right one. When I asked him what that meant, he died. I'd wait for you. I'd go back for you. But whatever got to him might be waiting for me, too. Hopefully it can't swim. Oddio, nell'ansia ragazzi, questi animali. Dov'è? Un po' di paura. Vai. Oddio, cos'è quella roba di un pesce? Ok, ce l'ho fatta. Sì, però come mi arrampico qua, da là forse. Ok. Sì, è una parola. E dove va? Ah no, forse devo andare giù. No, lì muori. Quindi? Come faccio ad andare su da lì? Però ho capito, però tipo ma non mi fa andare via.
L'ho fatta. Ok. Oddio, adesso... Dai. No, ma come? Mamma mia, che roba sta roba. I'm definitely only leaving these now to feel like I'm not going crazy. To stop myself from thinking about how that scientist never said anything about a way home, or a safe place, or what any of us were even doing here to begin with. And if it isn't you finding these, if it's whoever crashes here next, or whoever comes back to wander around the cryptic, pointless structures they left all over this nightmare planet for no reason whatsoever. Pay them no mind. I'm just a fool following a dot on the horizon. Just a dead man walking. Ragazzi, no, mamma mia, che ansietà. Oddio, che cos'è sta cosa, signore? Mamma. Allora,
cioè prendere dall'ansia, raga. Quindi vai, vai. Ok. Ancora. Ma come si deve fare? Mamma mia. Basta. E che cavolo. Ma cosa c'è? Ah no, qua direi proprio di no. Vai, 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 vai. No, ok, un attimo perché qua... Vai, 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 vai. Mamma. Beh, io ragazzi direi di fermarci qui. Ciao a tutti.